Amici talesmontiani, bentornati. Faccio questo video perché, amici, io naturalmente sono la storia e mi differenzio per esempio dai grandi scrittori come Leonardo Sciascia, che ha definito gli uomini in 5 categorie: uomini, mezzi uomini, ominicchi, piglia in culo e qua, se non mi sbaglio. Ma io, ragazzi, non sono come lui, che addirittura è volgarissimo, piglia in culo. Ragazzi, qui ho aggiunto nella mia, ragazzi, definizione degli esseri umani, ho aggiunto, diciamo, delle categorie magari un po' più king. Esempio, se tu parti dal più basso, che sei una nullità che è paragonata ai qua, nullità. Se sei un qua, nullità, cioè, puoi passare magari al livello tipo di scorreggia fritta, almeno scorreggia fritta sei un qualcosa, una scorreggia fritta. Poi, se per esempio, naturalmente, passi di grado dalla scorreggia fritta e diventi tipo un buffone, pagliaccio, la stessa cosa, buffone mi piace di più. Poi da buffone puoi passare, ragazzi, a talesmontiano, io ho aggiunto una categoria, invece di 5 6, naturalmente mi differenzio. Da buffone passi a talesmontiano, e già a talesmontiano sei una persona normale, però che sei talesmontiana. Come si diventa talesmontiani? Basta che ti iscrivi al canale e mi segui. Salvati dal peccato. Se tu eri prima un buffone, una scorreggia fritta, una nullità, iscriviti al canale Talesmondo e diventi un talesmondiano. Almeno ti differenzi, non sei una nullità, una scorreggia. Poi da talesmondiano puoi avere anche l'opportunità di diventare king. Anzi, 5 sono le categorie, king. Poi io ho messo la sesta, che è super king. Ragazzi, sono solo in pochi ci possono diventare. Io sono supremo, io non faccio parte di queste categorie, io sono all'apice di tutte queste categorie. Ragazzi, condividete dappertutto e scrivi nel commento se sei iscritto, vabbè, sei talesmondiano. Poi scrivi nel commento che cosa ne pensi di questa mia classifica. Arrivederci.